Ciao amici, andiamo a vedere adesso questo evento. Facciamo una colomba con gli amici Nuvola, un amore di pasta madre, quindi un evento che trovate sul gruppo di Rosa di Fonso. Andiamo ad eseguirlo insieme, vediamo tutti i passaggi. Bene, iniziamo il primo impasto. Questi sono gli ingredienti che Rosa ha preparato. Naturalmente il lievito madre deve essere bello in forza, quindi va rinfrescata almeno per 3 giorni la pasta madre. Poi l'ultimo giorno, quando dobbiamo impastare, va rinfrescata 3 volte. Iniziamo con la foglia. Mettiamo l'acqua e la nostra pasta madre. Aggiungiamo poi la farina. Io qui sto mettendo tutti i passaggi di Rosa su qualcosa di mio, ma naturalmente sull'evento, sul gruppo, potete trovare, la descrizione di tutti i passaggi. Qui, ecco, ho messo un video mio per farvi vedere, ma ho fatto dei tagli. Naturalmente, gradualmente, seguite tutte le indicazioni, dovete mettere piano piano sia lo zucchero che i tuorli. Quando l'impasto si attorciglia intorno alla foglia, cambiamo e mettiamo il gancio. Iniziamo con il burro in 3 volte, in più volte. Mettiamo un pezzettino, prima di mettere l'altro pezzo aspettiamo che l'impasto lo assorba bene. Finito di mettere il burro, portiamo ad incordatura senza far scaldare troppo l'impasto. Altrimenti ci fermiamo e appoggiamo 10-15 minuti in frigo con tutta la ciotola. Questo è il velo di Rosa. Ora facciamo riposare un'oretta. Per la temperatura, naturalmente misurate con il termometro apposito, non bisogna arrivare a superare i 24 gradi, quindi se ci arriviamo ci fermiamo e appoggiamo in frigo. Passata l'ora, pirliamo l'impasto in questo modo e poi lo mettiamo dentro una ciotola, ecco qua il velo, dentro una ciotola fino alla mattina perché deve stare 10-12 ore, dipende molto dalle temperature che avete in casa, comunque l'impasto deve triplicare. Se dimentico qualcosa, l'ho già detto sopra, andate sugli eventi del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre e trovate tutte le descrizioni sull'evento. Bene, questo è l'impasto di Rosa la mattina dopo, anche il mio aveva triplicato così, poi vi metto qualcosa anche di mio. Questi sono gli ingredienti del secondo impasto. L'impasto va sgonfiato e appoggiato con tutta la ciotola mezz'ora in frigo. Poi aggiungiamo la farina e riprendiamo subito l'incordatura, eccolo qua. Ed anche qui vi metto tutti i passaggi con la descrizione delle cose che vanno messe in sequenza. Naturalmente i tuorli e lo zucchero sempre alternati in più volte, almeno in 3 volte. I semi della bacca di vaniglia. E poi la pasta di arancia, dopodiché si inizia con il burro. E questo è il mio video, qui solo per farvi vedere che le cose bisogna metterle piano piano, tutti gli ingredienti, far assorbire bene il burro come abbiamo fatto sopra, e misurando sempre la temperatura per non arrivare a superare i 24 gradi. Avete visto il velo di Rosa? E a quel punto si possono mettere le sospensioni, quindi i canditi, e far riposare un'ora.
Passata l'ora di riposo, ecco qui Rosa Di Fonso che fa delle pieghe all'impasto e lo pirla. Ok. Scusate se approfitto per questo video per dire, siccome mi stanno arrivando tantissime richieste di amicizia sul mio profilo di FB privato. No, perché io non, cioè io ho soltanto il canale YouTube, non ho una pagina associata al canale, quindi il mio profilo è soltanto privato e mi dispiace, non posso accettare tutte quelle amicizie che mi chiedete. Quindi vi ringrazio, però ecco, se volete chiedere qualcosa direttamente sul canale, sotto i miei video, naturalmente dopo che vi siete iscritti. Bene, chiusa parentesi. Qui Rosa sta pesando il suo impasto. Il peso dovrebbe essere 1 chilo, ma qualcosa si perde sempre durante la lavorazione, quindi magari sarà un pochino meno di 1 chilo. Lei ha fatto 3 pezzi perché farà una colomba da 1 chilo, quindi farà il corpo e le due ali, i due pezzi delle ali. Altrimenti potete fare, si può fare anche diversamente, fare il pezzo curvo a mo' di ali e poi il pezzo centrale che è il corpo. Li sta pirlando ancora. E poi vanno messi nello stampo. Ecco qua, lei procede in questo modo, allunga il pezzo, mette il corpo della colomba, questo è uno stampo da 1 chilo, e poi ci appoggia le ali. Bene, ora bisognerà aspettare che la colomba arrivi su e quando mancano 2 centimetri dal bordo è pronta, quindi va coperta, lasciata lievitare. Eccola qua, questa di rosa è pronta e va infornata a 170 gradi per almeno un'ora, 50 minuti, almeno quelle da 1 chilo. Io le mie erano da mezzo chilo, eccola qua, questa è la mia, e ci è voluto un pochino di meno. Poi le colombe vanno infilzate e capovolte, lasciate così almeno per 12 ore all'aria. Per guarnire, come quella di rosa col cioccolato bianco, lo sciogliamo a bagnomaria insieme alla piccola noce di burro. Questa è la mia, vedete, ci sto mettendo, le stelline, ho colato il cioccolato bianco, questa è quella di rosa, bellissima, guardate che bella composizione. Ho provato anch'io ad imitarla, poi vi metto anche la mia. E questa è la colomba aperta, anche se le colombe dovrebbero almeno stare qualche giorno in modo che dentro si asciughino un pochino di più. Però va bene così, io direi che è venuta benissimo. Ringraziamo Rosa per averci suggerito questa ricetta di Renato Bosco. Ciao a tutti, spero di essere stata chiara con le spiegazioni e ci vediamo al prossimo video. Ciao!